22 agosto, e poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Isaia 1:18. Venite e discutiamo assieme. L'uomo, per natura, è disinteressato a Dio, vive lontano da Lui e pensa a tutt'altro, tranne che al Signore. I suoi desideri e i suoi interessi sono volti verso ciò che è vano, aleatorio, alla ricerca dei propri interessi e basta. Il Signore, invece, è interessato a ciascun uomo perché lo ama, lo cerca e si rivela come colui che vuole operare nella vita di chi si accosta a Lui. Devi in quest'oggi fermare i tuoi passi e riconoscere il tuo bisogno di Dio. Confronta Salmo 46:10. Puoi discutere con Lui, confidarti con Lui, confessare il tuo peccato, le tue difficoltà, ogni tuo bisogno. Forse fino ad ora non lo hai mai fatto. Realizzerai che Cristo Gesù, per mezzo del suo sangue, può cancellare il tuo peccato e purificarti d'ogni colpa e donarti la vita eterna. Dopodiché, una volta suo figlio, godrai ogni giorno le sue benedizioni e voi mangerete i prodotti migliori del paese. Isaia 1:19. Godrai ciò che è veramente buono, l'aiuto del Signore, il suo amore, la sua grazia. Oggi a te la scelta: o rimanere tra coloro che non credono in Dio, che non si preoccupano di andare a Lui, o se vi credono vivono come se non esistesse, o accogliere il suo invito e decidere di andare e discutere con Lui e sperimentare le sue infinite ricchezze.